Ciao a tutti, io sono Floriana e guardate un po' che cosa ho qua. Eh sì, delle mozzarelline. Prepareremo infatti insieme oggi le mozzarelline fritte, un antipasto amatissimo, soprattutto dai più piccoli. I miei, ad esempio, ne vanno davvero matti. Realizzeremo anche una variante un pochettino più sfiziosa, ovvero delle scamorzine affumicate fritte, sempre utilizzando la stessa tecnica. È una ricetta davvero semplicissima, ma che fa fare sempre un figurone. Una ricetta semplice che però nasconde delle insidie, perché spesso le mozzarelline si aprono durante la frittura, quindi vedremo insieme come ottenere un risultato davvero perfetto. Partiamo quindi dalle uova che dobbiamo sbattere all'interno di una ciotola. Alle uova aggiungiamo un pizzico di sale, nella quantità che più preferite, e sbattiamo con una forchetta. Partiamo dalle mozzarelline. Ogni mozzarellina dovrà essere passata nella farina 00. Eliminiamo un po' l'eccesso e passiamo quindi nell'uovo e ci aiutiamo con una forchetta così da cospargere per bene la mozzarellina. Facciamo colare l'uovo in eccesso e quindi passiamo nel pan grattato, cercando di ricoprire per bene la nostra mozzarellina. Adesso ripetiamo quest'ultimo passaggio, quindi la mozzarellina la tuffiamo nuovamente nell'uovo, facciamo colare l'uovo in eccesso e nuovamente nel pan grattato. In questo modo otterremo una panatura più doppia che non farà aprire le nostre mozzarelline. Eccola qui. Continuiamo adesso così con tutte le mozzarelline, ci vorrà qualche minuto, ma il risultato vi ripagherà. Terminata la panatura delle mozzarelline, ci possiamo dedicare alle scamorzine. Il procedimento è sempre lo stesso, in questo caso però dal momento che le scamorzine sono più compatte e contengono meno liquidi, non è necessario fare la doppia panatura, però se volete stare tranquilli potete comunque farlo. Se vi rendete conto che l'uovo sta per terminare, come nel mio caso, ne aggiungiamo un altro e aggiustiamo sempre con un pizzico di sale. Ok, sbattuto l'uovo, quindi iniziamo la nostra panatura. Ogni scamorzina andrà passata nella farina, cospargendola bene ed eliminando poi la farina in eccesso e passiamo quindi nell'uovo. Facciamo colare l'uovo in eccesso e passiamo quindi nel pan grattato. La nostra scamorzina è quindi pronta. Se volete la doppia panatura, ripassate nell'uovo e di nuovo nel pan grattato. E andiamo avanti così con tutte le scamorzine. Adesso non ci resta che friggere le nostre mozzarelline e scamorzine in olio di semi ben caldo a circa 180 gradi. Quindi mettiamo un po' di mozzarelline all'interno della nostra racchetta e friggiamo. Una volta pronte le scoliamo dall'olio in eccesso e le passiamo su un foglio di carta assorbente. Andiamo avanti così anche con le altre mozzarelline. Ed eccole qui le nostre mozzarelline scamorzine fritte. Bellissime da portare a tavola, ma soprattutto croccanti fuori e con un'anima filante all'interno davvero irresistibile. Sono così buone che andranno davvero a ruba. Buonissime, da provare! Vi lascio ora il riepilogo di tutti gli ingredienti. Alla prossima!
La trovi su tuorlorosso.it.